Chiusura d'anno con una vittoria per lo Scandicci che spugna per 2-1 l'Armando Picchi di Livorno e si rialza anche in classifica con i 3 punti che proiettano la squadra di mister Rigucci a quota 18 dopo 15 giornate fuori dalla zona play-out e quindi un Natale più sereno per i Blues. Scandicci che parte forte e già dopo 5 minuti passa in vantaggio con questa bella azione di Sinisgallo che imbuca per Pierangioli, mancino preciso, palla all'angolino, 1-0, Scandicci esulta la squadra ospite in maglia rossa. Scandicci che continua a fare la partita, Mariani ci prova, tiro ribattuto, ancora poi il giocatore ospite, palla però alta sopra la traversa. A seguire ci prova dalla distanza anche Burato, conclusione anche questa fuori dai legni della porta locale. Poi il cross di Gianneschi, la palla che resta lì al limite dell'area di rigore, ci prova Sinisgallo, tiro deviato, fuori di poco. Si fa poi vedere la Pro Livorno con un tiro dalla distanza di Bertelli, si allunga Timperanza alla propria destra e salva la porta. È però sempre lo Scandicci ad essere pericoloso, qui con Mariani, punizione tagliata sul primo palo che impensierisce il portiere e ancora da una giocata di Mariani nasce il raddoppio, bello il cross dalla destra a pescare Pierangioli che stacca di testa tra i centrali ospiti e infila la doppietta personale, il raddoppio per lo Scandicci, 2-0 Blues a Livorno. Risposta della squadra di casa con questo cross, la palla che arriva a Camardinghi, girata facile per Timperanza. Ancora Pro Livorno, azione insistita sulla destra, tiro prima ribattuto, poi verso Timperanza che si allunga e allontana la sfera. Si va così alla ripresa con la Pro Livorno che dopo 10 minuti riapre il match, punizione dalla destra, palla al centro. Arriva Camarlinghi che riduce le distanze, 2-1, gol della Pro Livorno che riapre la partita, ci crede, ci prova, ma lo Scandicci alla fine difende con discreto ordine. Ancora locali. Tiro da fuori di Rossi, alto sopra la traversa, risponde lo Scandicci con Tacconi che si mette in proprio, bella giocata del centrocampista dello Scandicci, tiro fuori di poco. Ancora la squadra di Rigucci con Saccardi va via a destra, cross per Jukic che si coordina di destro, girata però fuori. Stavolta ci prova la Pro Livorno con un'azione insistita a Camarlinghi nel cuore dell'area di rigore, si libera a tiro esterno della rete. E finisce dunque così, lo Scandicci tiene e batte 2-1 la Pro Livorno, quota 18 punti dopo 15 partite di campionato.